La crisi industriale è diventata pesantissima nella nostra area urbana, quindi parlo come città metropolitana, perciò abbiamo voluto fare anche qui l'incontro, ma direi anche Campania. E la risposta del governo è assolutamente insoddisfacente. Noi da tempo che abbiamo aperto tavoli, chiesto incontri, mandato lettere, anche denunce, fatti incontri, subvertenze che non sono comunali, attenzione, di cui noi ci facciamo carico dal punto di vista sociale, Alenia, Finmeccanica, Whirlpool, Selex, Telespazio, ma anche aziende più piccole. Qui Napoli sicuramente registra una grande vitalità sotto il profilo dell'industria turistico-culturale, la piccola e media impresa, il commercio, l'artigianato, ma Napoli e l'area urbana di Napoli è industriale, lo è stata, è e lo deve essere ancora. E noi ci arrabbiamo particolarmente quando vediamo scelte di grandi gruppi industriali discriminatori nei confronti del Mezzogiorno, dove invece si può investire, e anche lo stesso governo che anche quando si interviene in alcune crisi industriali c'è un doppio pesismo tra il sud Italia e il centro nord. Quindi noi vogliamo attenzione, l'iniziativa di oggi è per mettere insieme i sindaci, quelli che vorranno venire, aderire, perché secondo me i sindaci devono comunque stare vicino ai loro lavoratori, ai disoccupati, ai precari, alle persone che stanno in difficoltà, e poi ascoltare, dare parola comunque voce ai lavoratori, ai sindacati, e secondo me provare a fare insieme una serie di iniziative, perché l'unione fa la forza, anche la forza della disperazione. Se rimane un fatto individuale si rischia di andare poi nel disagio non più recuperabile, se almeno si sta insieme si può dare una speranza. Quindi oggi non è che si promette nulla, però c'è un impegno del sindaco della città metropolitana di Napoli, insieme a tutti quelli che ci vogliono stare, le forze politiche, sindacali, lavoratori e altri, di lottare affinché il governo finalmente assuma delle iniziative dal punto di vista industriale. Domani si inaugura forse una delle opere più importanti del nostro paese, un'opera vera, non finta, cioè che la metropolitana di Napoli, un'ulteriore stazione, grazie allo sforzo enorme del Comune di Napoli, in questo caso anche in sinergia ovviamente con la Regione e il Governo. Napoli è una città italiana, io sono il sindaco di Napoli, lui è il Presidente del Consiglio, ha ritenuto di venire a Napoli per sottolineare l'importanza strategica di quest'opera, e credo che questo dal punto di vista istituzionale è ineccepibile. Poi questo non significa nulla dal punto di vista politico allo Stato, e non significa nulla rispetto alle ragioni della critica, della protesta, anche dura, purché non violenta, che ci sta nei confronti di Renzi. Noi in questa città abbiamo registrato convergenze anche molto interessanti nella lotta per esempio allo Sblocca Italia, contro il commissariamento di Bagnoli, Jobs Act, la scuola. Quindi questa è una città che in sue ampie articolazioni, e sicuramente nel sindaco di Napoli, ha una posizione politica alternativa in modo forte al